Praticamente concludiamo. Che cos'è questo? Il livello della... No, io quando vedo se piove allungo la mano così, no? Capito, ma sì, se ci fa credere sempre che sia il livello di... No. È molto più basso. Signor Alberi, è meglio l'ombrello o è meglio l'impermeabile? È quello che sono ci... favorevole. Un nanetto brevissimo. Bravo, lei è favorevole. Era una notte di luna ripiena. Sì. Pancattato, Alice, cose, capperini. Sani Gesualdi passeggiava e sentiva Calducci, era orso nudo. Ho capito. Sentiva Calducci. Capeloso. E allora il tempo, non so, si stracambia, il tempo è diventato che pioveva. Sì. Allora lui aveva un numero uno, un ombrello. Ai, numero uno... Un impermeabile. Numero due è un impermeabile. Allora lui che faceva? Siccome lui ci teneva molto alle sue cose, no? Lui ci teneva moltissimo. Sì. Non so se lei capisce sta parola, moltissimo. Moltissimo, lo alle capisco. Sue cose. Padre. E allora si metteva l'impermeabile, non se lo metteva quando pioveva, perché sennò si bagnava. Sì. E con l'ombrello non usciva, sennò si bagnava. Sì. Poi lui quando si metteva invece, qualche volta poi cambiò idea, si metteva l'impermeabile e si metteva di sopra il gelofan per non fare bagnare l'impermeabile. Poi si metteva una bella cappotta di sopra per non fare bagnare. Cioè lui si incurvì, San Gesualdi diventò un gobbista. Lui si incurvì. Poi allora, poi scoprì un sistema, no? Che lui... Quando vedeva uno con l'ombrello, si metteva sotto di questo con l'ombrello, con la scusa dice che bella giornata, che bel panorama, la vita oggi, i prezzi della frutta, queste parole. E camminava con questo, solo che lui andava a finire in posti dove non voleva lui andare. E poi doveva tornare a piedi e si bagnava tutto. Certo, perché si aggregava un altro che andava in un altro allora posto. Lui questa esperienza, lui, di sapere come se piove, se non piove, lui si laureò in tempo. Studiò. Come si laureò in tempo? Si laureò in tempo. Nei 4 anni degli studi? No, si laureò in tempo. Meteorologia. Ah, no, il tempo, in meteorologia. E fu lui che ha inventato il servizio meteorologico, che tuttora gli danno i diritti d'autore della SIAES, di tutti i servizi meteorologici. E fu lui che inventò il servizio meteorologico diviso in 4 stagioni. Sì, estate, caldo, autunno, tempo autunnale, inverno, freddo. E primavera, tempo primaverile, ecco. Lui inventò questa cosa. Poi ebbe tanto successo lui e allora disse: ho avuto tanto successo. Sì, ho avuto tanto successo. Poi si fermò 20 minuti senza pensare niente, senza così, fermo, sì, immobile 20 minuti. Posso fare vedere 20 minuti come ha fatto? No, per carità. Poi allora dopo 20 minuti disse: non è bello ciò che è bello, ma che è bello questo. Non te lo fanno dire, e lo so, padre, questi.